Uomini e donne, Paolo Crivellin ha scelto Marianna Acerno, l'indizio. Arrivano nuove sorprendenti news sulla fine del trono di Paolo Crivellin. Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di tutto quello che sta succedendo al Trono Classico in queste settimane. Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, infatti la situazione di tutti i cronisti in studio non è delle più rosee. Se da un lato abbiamo le due protagoniste del Trono Rosa sempre più preoccupate nel contendersi i favori di Lorenzo Riccardi, i troni maschili non sembrano navigare in acque molto migliori. Nicolò Brigante infatti, dopo aver perso Marta Pasqualato, sembra essere sempre più indirizzato su Virginia Stablum, mentre il trono di Mariano Catanzaro non sembra aver preso ancora nessuna forma. L'unico tronista che più di ogni altro ha saputo attirare l'attenzione sul suo trono e sulle sue corteggiatrici è Paolo Crivellin, e proprio di quest'ultimo e della sua scelta, che ci occuperemo qui di seguito. La scelta di Paolo. Da qualche settimana a questa parte la maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne è interessata nel sapere chi sarà la scelta di Paolo Crivellin. Il tronista infatti da diverse puntate è rimasto in studio solo con due corteggiatrici, la campana Angela Caloisi e la milanese Marianna Acerno. Nonostante questo però Paolo negli ultimi tempi si è sempre più mostrato indeciso nel fare o non fare la sua scelta finale in studio. Per questa ragione la redazione del programma ha consentito alla richiesta del giovane di poter registrare le sue ultime esterne finali in una villa insieme alle sue ultime corteggiatrici. C'è da aggiungere al riguardo che probabilmente queste registrazioni sono state già fatte e che forse il Crivellin ha già scelto la ragazza che lo accompagnerà fuori da Uomini e Donne. L'indizio. In queste ore sul web gira in rete un indizio che potrebbe far capire nettamente chi ha scelto Paolo Crivellin fra Marianna ed Angela. Secondo una testimonianza fatta da una fan al sito Vicolo delle News, ieri la Caloisi si trovava in un centro commerciale della zona in cui abita. La fan in questione ha riferito di aver chiesto ad Angela come siano andate le cose alla villa fra lei e Paolo, rimanendo stupita nel vedere il volto abbattuto della corteggiatrice. Da questo ovviamente ha dedotto che le cose fra Angela e Paolo non siano andate nel migliore dei modi, facendo nettamente pensare che il tronista o ha scelto Marianna Acerno o non ha scelto nessuna delle sue corteggiatrici. C'è da aggiungere che i telespettatori di Uomini e Donne scopriranno cosa è successo veramente fra i personaggi sopracitati il prossimo 5 febbraio, quando la scelta di Paolo verrà trasmessa in televisione. Thank you.